Ciao Matteo, benvenuto. Qua. Dal 1960. Con tanta fatica, lo devo dire, non soltanto con la fatica fisica come era qualche anno fa, ma anche con una fatica proprio mentale per fare impresa oggi in un momento molto 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 difficile. Forno a legna addirittura. Sì, noi abbiamo uno dei pochi forni a legna rimasti in Toscana. Questo prodotto qua, lo scorso anno lo vendevamo a 2,40 euro, quindi ora siamo arrivati a 3 euro. Purtroppo abbiamo dovuto far questo per continuare ad andare avanti. Registriamo tutti i giorni chiusure di colleghi che non ce la fanno più a mandare avanti la propria attività. Filettino da mezzo chilo di grani antichi, va bene, ok. Quant'è? Sono 2,20. Nonostante l'aumento dei prezzi, un calo del 30-35% del fatturato, perché il costo della gestione delle materie prime e tutto ci ha messo in ginocchio. Questo è un pane che noi lo vendiamo sui 7-8 euro al chilo, è aumentato all'incirca di 1,5-2 euro al chilo. Farina quanto costa questo sacco? Questa siamo sui 52 euro adesso al quintale, quindi un sacco all'incirca 26 euro perché 50 kg, quindi... Mentre prima della guerra, prima del Covid, a quanto stava questo stesso sacco? Questo sacco lo pagavamo 37-36 euro al quintale, quindi 18 euro. Quindi è aumentato di un 35%. Noi abbiamo potuto aumentare un po' il prezzo del pane, ve l'ho detto prima, di un 20-30%, ma non del 200% o del 300% come sono stati i rincari che abbiamo subito negli ultimi 2 anni.